Bonjour! Buongiorno, buongiorno! Come sta va? Sta va bien? Ma sta va... Stavate! 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 Allora, vuoi farti un gioco? Strano, no? No, non vedevo l'ora! Ah, facciamo così, molto veloce. Io ti passo così un po' di carte, tu sì. Quando vuoi mi dici stop. Stop! Qua? Sì, ci piace. Ok, guarda, la guardi e la ricordi. Ci piace come carta. Ci piace? Non è male, non è male. Guarda, ops, mettila... No, non l'ho vista. Ah. Mettila dove vuoi. La metto qua. Qua? Sì. Ok. Non ci sono altre carte girate? No. Controlla. Puoi controllare. Tutto a post. Mi sembra tutto, tutto nella norma. Cioè che figo che posso anche toccarlo. No, no, è tutto nella norma. Sì, sì, no, non c'è niente di... Vai. Sei pronto? Sì. Non so cosa vuole fare, sono un po'... Guarda, basta un piccolo gesto magico che... Una ed una sola carta si gira. Ma cosa dici? Nine of Hearts. E schiocchi le dita e scompare. Bro, mi stai fulando. Che figo. Bellissimo, geniale. Piace? Strafigo. Very good. Ciao a tutti ragazzi, come state? Sta mettendo a fuoco la porta. Benvenuti in questo nuovo video. E oggi sono qua con PT, che ringrazio come al solito per far parte dei tutorial. Grazie a voi. E oggi ci insegnerà la magia che avete appena visto, che è assurda, è geniale. È geniale e l'ho scoperta tra virgolette per caso, perché con questo bellissimo mazzo di carte, ok, a feglio, che ci sono sempre le carte, ho trovato dentro questa carta, adesso la cerchiamo. Ho detto, ma che cacchio posso... Ho detto, che figa sta carta, cosa faccio? Cioè, praticamente carta? Il segreto è questa carta, esatto. Qua. Vedete, una carta a metà di faccia e metà di dorso. Però alla fine è semplicissima da costruire. Possiamo con costruirla. Qualsiasi mazzo, esatto. Fammi vedere com'è la carta. È tipo su. Così, giusto? Esatto. Dove messa? Dovrebbe essere circa così, no? Cioè, anche sapendo che c'è non la trovi, c'è un culo solo. Eccola. Ok, dovrebbe essere esattamente esatto, la così. Diagonale su due angoli. Diagonale su due angoli, si taglia una carta, voilà. Allora si impiccica qua. Per appiccicarla usiamo un po' di strong glue. Rigorosamente Mitama. Ah beh, sì, beh, scusa, ma che domande sono? No, voilà. Quindi con due carte semplicemente, una la ritagliate e mettete l'altra sulla esatto. Doppio dorso se volete. E le mettete ad incollare e ora avete creato questa carta qua, che è il gimmick, diciamo, segreto. Sì, secondo me è fighissimo. Per fare questo effetto, no, geniale. E vi facciamo vedere ovviamente come si usa. Innanzitutto bisogna prendere il doppione della carta che abbiamo deciso di tagliare. Sì, perché abbiamo bisogno quindi della carta truccata più una carta normale. Esatto. Che sarà quella che dobbiamo forzare. Esatto. Boh, io con te prima ho usato, boh, classica forzatura, lo stop. Allora, carta adesso in centro con però... la faccia, la metà diciamo di faccia verso di noi, verso il basso. Ok, okay sì. E in questa maniera, prima di andare a chiudere il mazzo che andremo a far controllare le carte, lui potrà scorrere che comunque non si vede, non troverà nada. Puoi fare una forzare in qualsiasi maniera, quindi di base. Beh, devi stare attento a non metterla esattamente sopra alla carta di metà, perché se la metti sopra sì, beh, sei quello fregato. Sì, anche se dipende un po' dalla forzatura che facciamo. Ok. Qua se facciamo la forzatura riffle ovviamente non deve essere quella, non deve essere sotto. Questa, esatto. La guardi, la ricordi. Si forza la carta. E la facciamo per mettere già, in modo da avere già questo display. Esatto. Ok, dove vuole. E diciamo di controllare che non ci sia niente girata. Questa è bellissima sta cosa, perché anche se lui apre tanto, vedi? E anche perché la cosa bella è che con questo display nel momento in cui andiamo a chiudere siamo già pronti per fare la stessa cosa, quindi rifare il ventaglio, però automaticamente adesso la carta si sarà girata. Mamma mia, che flash. Adesso il ventaglio è fatto male, state attenti, magari vabbè che non, comunque uno si accorge, perché comunque sarà il casca la dentiera appena vede la carta, quindi tutta l'attenzione è qua, però ecco, stando attenti a fare il ventaglio più preciso diciamo possibile senza flashare esatto sotto. Stavo pensando ad una cosa, cioè tu fai che vedi che non c'è niente, l'hai appena inserita, schiocchi le dita, la carta si gira, esatto. Ok, e qua potresti dire, però tu lo sai molto bene, che la magia dura molto poco, infatti. E qua sì, si potrebbe sì, dire così, no? Vedi, la carta si è girata, però lo sai molto bene anche tu che la magia dura veramente poco e la carta si rigira. Sì, esatto, bellissimo. E qua, se tu hai visto che lui ha rimesso la carta
circa al centro del mazzo, o meglio sotto la carta gimmick, puoi andare a cercarla, no? Sì, quindi esatto, magari sono attento, bisogna fare il setup per non... La carta gimmick io la metterei più verso la cima, no? Più verso la cima. Tac, forzi la carta con uno slip cut. Deve girare il mazzo, sono flash. Vabbè, perché adesso il 9 forzerei la carta con uno slip cut, perché così siamo sicuri di non... Vedi, così porto via la carta. Perfetto. Gliela forzo. Ora qui faccio il ventaglio. E vedete che se io faccio il ventaglio e avendo la carta tra le prime, vedete? Adesso è dall'altra parte, ovviamente. Avendo la carta tra le prime, quando io faccio il ventaglio, la carta sarà più o meno tra queste. E quando lui rimette la carta, la metterà sempre in fondo. Ora qui può controllare che non ci siano carte girate. Tac, chiude. Riapro e la carta si gira al contrario. Ok, però lo sai anche tu che la magia dura veramente poco. La carta torna ad essere girata. E poi ovviamente, essendo sotto la carta, puoi prenderla e farla vedere. Sì, sì, bellissimo. No? Fidissimo. Questa è la cosa. Quindi raga, questo è il segreto di questa carta, che potete costruire o potete trovare all'interno di alcuni mazzi, come per esempio questo. E basta. Grazie Pitti per averci insegnato questo effetto. Grazie a voi. Come al solito, se volete imparare la magia a partire dalle basi, potete trovare tutto sul mio corso di magia, che trovate in descrizione, all'interno del quale ci sono centinaia di video lezioni dove vi insegno la magia a partire dalle basi. Se invece volete seguire Mago Pitti, vi lascio il suo link in descrizione. Grazie mille raga, grazie zio, e ci grazie a voi, al prossimo video. Ciao raga.